Buonasera e bentrovati a una nuova puntata di Cuore di Calcio. Con me, come tutti i lunedì sera, Benedetto Marinangeli. Buonasera Benedetto. Buonasera Sabrina, buonasera anche a Sara. E la bellissima Sara Gambini. Buonasera. Sara, buonasera. E allora Sara, io lascio immediatamente la parola a te per andare a ricordare quelli che sono stati i risultati di quest'ultima giornata di campionato. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo la linea SMS che è 392-944-1132. Potete mandare i messaggi e risponderemo durante la trasmissione. Abbiamo Perugia-Triestina 2-1, Fano-Modena 0-1, Carpi-Metelica 4-1, Padova-Gubbio 1-0, Fermana-Feralpi-Salò 1-4, Samba-Cesena 0-2, Sud-Tirol-Verona 2-0, Arezzo-Vispesaro 4-2, Mantova-Legnago 0-2, Imolese-Ravenna 0-2. La classifica: Padova 73, Sud-Tirol 71, Perugia 70, Modena 63, Feralpi-Salò 56, Triestina 54, Cesena 53, Metelica 52, Samba 50, Mantova 47, Verona 45, Gubbio 44, Carpi 41, come anche Fermana, Vispesaro 37, Legnago 34, Fano 31, Imolese 29, Arezzo 27, Ravenna 26. Grazie Sara. E allora, prima di andare a vedere la copertina, Betto, uno sguardo veloce ai risultati delle marchigiane. Lo sguardo veloce è semplice: per la prima volta in questo campionato tutte le marchigiane sono uscite sconfitte dai rispettivi incontri. Non è mai capitato nell'arco di questa stagione, e domenica scorsa è avvenuto questo, cioè che per la prima volta Metelica, Samba, Vispesaro, Fano e Fermana hanno perso, e hanno perso anche abbastanza male: la Fermana in casa 4-1, il Vispesa dall'Arezzo, il Fano in casa con il Modena dopo aver sbagliato un rigore con Barbuti, la Samba in casa col Cesena con gol presi in contropiede il primo e il secondo anche in velocità la difesa rossoblù. Per il resto diciamo che tanto i giochi sono praticamente fatti per le marchigiane alla luce della classifica, col Fano in piena zona play-out, Vispesaro che deve stare attento al ritorno anche del Legnago in classifica, con il Metelica che si riconferma al settimo posto, la Fermana ormai fuori da ogni pericolo sia per quanto riguarda i play-out, e con anche poteva fare anche uno sguardo ai play-off, ma ormai il divario a 3 giorni dal termine sembra già abbastanza elevato. La Samba che sta lì a 50 punti, calcolando anche la penalizzazione che, come ha detto giustamente l'avvocato Edoardo Chiacchio venerdì sera nella trasmissione Sport Weekend, dovrebbe essere 6 punti di penalizzazione, scenderebbe a 44, una posizione tranquilla per chiudere la stagione così, diciamo, molto molto tumultuosa di quest'ultimo periodo. Dicevamo della quale non conosciamo ancora la conclusione a livello societario. No, ancora non vedremo quello che accadrà, sarà una settimana molto molto importante e decisiva. Il Padova continua la lotta a 3, diciamo, il giro di 3 punti sono Padova, Sud Tirol e Perugia. Una di queste 3 vincerà il campionato sicuramente. Il Padova è riuscito a vincere una partita importante, la Sud Tirol non molla, e il Perugia in rimonta sulla Triestina in casa per 2-1 è sicuramente un risultato importante per la formazione del Grifone, che si gioca poi anche lei il tutto per tutto per questo primo posto diretto che vale la promozione in Serie B. Già sono definiti anche gli accoppiamenti per i playoff. A proposito appunto di playoff e playout, oggi c'è stato il comunicato ufficiale da parte della Lega Pro, quindi abbiamo anche le date. Betto, ce l'hai anche tu, se la regia, eccoli qui. Sì, allora, playoff, primo turno 9 maggio, secondo turno 12 maggio. Playoff nazionali, primo turno 16 e 20 maggio, secondo turno 24 e 28 maggio, Final Four, semifinali 1 e 5 giugno, finali 9 e 13 giugno. Playout invece l'andata il 15 maggio e il ritorno il 22 maggio. Invece per quanto riguarda, diciamo, il regolamento, cioè come si disputeranno i playoff e playout, lascio a te la parola, Benedetto. Ma il regolamento, si saranno prima la fase del girone, dalle posizioni le prime 3 entrano in fase, nella fase nazionale, quindi prima eliminazione a gironi, poi la fase nazionale con gare secche, con la migliore che passerà sarà quella che avrà il piazzamento migliore alla regular season, quindi diciamo che si prospetta un campionato nel campionato come al solito, con questi playoff che decideranno la quarta promossa in Serie B.
Poi bisogna vedere il prossimo anno cosa accadrà, perché la Serie con l'eventuale vuole fare riforma dei la campionati. Riforma dei campionati, qualcosa potrebbe accadere. Comunque questo è il quadro, un quadro abbastanza già ben delineato. Le prime tre sono già ben messe per quanto riguarda la formazione, le formazioni, le altre posizioni. C'è una lotta abbastanza serrata per migliorare la posizione, cioè il Modena più in vantaggio rispetto alla Samp. Ferrari, mi pare che punti. Abbia fatto un favore al Cesena proprio per quanto riguarda la posizione in classifica. Ma sì, ha migliorato rispetto al Materi, che è stata sconfitta, il Cesena è salita al settimo posto e quindi può migliorare. Vediamo queste ultime tre partite cosa determineranno per quanto riguarda la griglia del girone. Poi dopo si mischieranno le squadre e quindi e lì uscirà fuori poi la finale tra le due vincenti, e chi vincerà andrà in Serie B insieme alle tre prima classificate. La Ternana intanto già ha vinto da un paio di settimane il campionato, e mentre nel girone A c'è una lotta tra il Como e l'Alessandria, con l'Alessandria in forte ripresa dopo l'inizio shock. Adesso il Como è a due lunghezze, quindi nel girone A c'è l'occasione grossa da parte dei piemontesi di sopravanzare all'ultimo istante anche il Como. Quindi tutto da decidere nel girone A e nel girone B. Grazie Benedetto per il quadro preciso. Vedo già collegati due dei nostri ospiti, Roberto Beni e Massimiliano Fanesi, come praticamente tutti i lunedì con noi. Buonasera. Ciao. Non so se mi sentono, eccoli. Allora, buonasera. Ciao a tutti. Allora, e poi avremo anche un altro ospite fra qualche minuto. Prima di scoprire chi è, vediamo subito la copertina di Michele Natalini. Siamo forse all'ultimo giro di giostra. La quasi centenaria Samba ormai ci è abituata. Negli ultimi 30 anni è già sprofondata una manciata di volte. Rieccoci. Giovedì, prima udienza prefallimentare. Il sindaco Pasqualino Piunti, dopo le 7 istanze depositate, totale 180.000 euro, si è presentato al tribunale di Ascoli la settimana scorsa e ha ottenuto una data in tempi record. Del resto bisognava giocare d'anticipo per provare a salvare titolo sportivo e categoria. I passaggi sono quelli del 2006, esercizio provvisorio, curatore fallimentare, perito, asta. Ma c'è un acquirente pronto? A sentire Piunti, no. Tempo ce n'è poco, pochissimo, 5 giorni prima del 10 giugno, cioè la scadenza per l'iscrizione al prossimo campionato. Giovedì potrebbe scattare il domino rosso-blu, sempre che Domenico Serafino, forse a Milano e ora malato di Covid, non paghi o comunque non presenti un piano di rientro convincente. Proprio Serafino sta tentando la disperata contromossa: vendere subito. Oggi il telefono del suo avvocato Flavia Tortorella è squillato a vuoto. Ieri invece, a margine di Samba Cesena a Riviera, il massimo collaboratore di Serafino ha radunato qualche dipendente per dire che ora dipende da Luca Gallo, patron della Regina, recentemente finito sotto la lente di ingrandimento delle Iene. La partita, insomma, si decide nelle prossime ore. Dalla Calabria bocche cucite, mentre qui in Riviera oggi la voce di Gallo vicino tanto così alla Samba, voce rimbalzata anche dall'ambiente comunale, ha preso a vorticare forte. Ma davvero qualcuno è disposto ad accollarsi anche i debiti privati, oltre che quelli sportivi, a comprare a scatola chiusa? Da questa ballata triste ci si può aspettare di tutto, ma forse sarebbe troppo. Di sicuro oggi è scaduta la messa in mora. L'Associazione Italiana Calciatori presto tornerà in Riviera e vedremo se la squadra, che ieri ha ringraziato città e tifosi, concluderà la stagione. Una stagione che quasi certamente, con le penalizzazioni in arrivo per il mancato pagamento degli stipendi, si chiuderà il 2 maggio a Padova senza coda playoff. Una coda invece ce l'avrà la questione stadio, con il consiglio comunale ad hoc chiesto dall'opposizione e una commissione d'inchiesta. Intanto il giudice fallimentare ha sequestrato le macchine per la manutenzione del campo. Zone d'ombra, incertezza, veleni. È quasi finita, ma in fondo siamo solo all'inizio.
E questa era la copertina del nostro Michele Natalini, che ha riassunto un po' quella che è la situazione in seno alla San Benedettese. Settimana cruciale dunque, tanti temi di cui parlare, e cominciamo dalle questioni amministrative e politiche che riguardano soprattutto il nuovo manto del Riviera delle Palme, perché abbiamo con noi in collegamento telefonico Nico Sarris della Power Grass. Pronto? Buongiorno. Buonasera a lei. Ah, buonasera, scusi, ha ragione. Allora, intanto grazie per essere voluto intervenire. E, allora, dunque, qui c'è un gran fermento intorno a questo manto erboso, insomma, questo nuovo prato del Riviera delle Palme. Come abbiamo sentito anche dalla copertina appunto realizzata dal collega, proprio oggi sono anche state protocollate le firme sul documento con il quale i consiglieri di opposizione chiedono la convocazione di un consiglio comunale sulla vicenda stadio. Allora, adesso voi siete sicuramente l'azienda che ha realizzato questi lavori. E sicuramente più di altri conoscete nel dettaglio la situazione amministrativa. Allora, intanto, vabbè, noi sappiamo bene che siete stati voi a contattare il presidente della SAMB Serafino all'inizio, proprio per cercare di sviluppare questo campo, che fra l'altro devo anche farvi complimenti perché è veramente bellissimo. Grazie, non è la prima, nel senso, è in tutta Italia che ce la sto facendo i complimenti. Speriamo che sarà utilizzato da qui in futuro, insomma, di non avere problemi, insomma, di non sprecare un impianto del genere. A proposito di sprecare, il primo rischio, tra l'altro, è arrivato proprio oggi, perché oggi c'è stato appunto questo problema con le macchine tagliaerba, giusto? Sì, d'accordo. Siccome noi stiamo assistendo, diciamo, chi cura il campo, praticamente l'uomo del campo, oggi il nostro responsabile, diciamo così, dell'assistenza tecnica ci dice: guardi Nico, c'è il problema che la macchina che taglia il prato praticamente è stata sequestrata, perché è stata pagata per intero probabilmente, no? E quindi giustamente il fornitore avrà fatto probabilmente il suo percorso giudiziario, avrà fatto, non so, il suo decreto aggiuntivo e immaginiamo anche il sequestro della macchina, anche in tempi record sarebbe da dire. Quindi, però, in ogni caso, considerando che la macchina è arrivata a ottobre, fino adesso sì, i tempi tecnici ci sarebbero. Il problema adesso nasce che, giustamente, voi abbiamo saputo mercoledì che il Comune ha revocato la convenzione, diciamo, dalla squadra della San Benedettese che si occupava, diciamo, della manutenzione del campo, una manutenzione ordinaria. Quindi in realtà non hanno anche titolo per farlo adesso, non ha titolo più per fare la manutenzione ordinaria, quindi dovrebbero, diciamo, consegnare formalmente, diciamo, le chiavi e tutta la gestione, che ormai è passata dal 9 di aprile in mano al Comune. Allora, procediamo un attimo per gradi, perché altrimenti facciamo confusione. Allora, intanto le macchine tagliaerba diventano un problema, perché penso che questo campo vada manutentato continuamente, giusto? Sì, diciamo, in questo momento qui va tagliato, diciamo, almeno 3 volte alla settimana, giustamente. Siamo al massimo della crescita, aprile, maggio, minimo ci vogliono 3 volte alla settimana a tagliare l'erba, se no anche di più. Però 3 volte alla settimana, diciamo, si manco mantiene il suo aspetto e la sua qualità che ha oggi, insomma, no? Quindi, insomma, poi questo problema si deve risolvere nel giro di un paio di settimane più o meno. No, io direi che se hanno tagliato l'altro ieri, dopo domani devono tagliare sostanzialmente. Quindi, quindi con subito. La macchina più o meno è equivalente a questo, perché se non si salta il taglio, dopo l'erba cresce, si allunga, si dirada, insomma, va fatto subito. Strano che il Comune fa un'azione di questo tipo senza avere già una soluzione pronta, ecco, no, cioè, di pronto intervento. Ci arrivavo, per l'appunto, se lo stadio torna sotto la gestione dell'amministrazione comunale, anche la manutenzione passa sotto la gestione amministrativa. Esatto, però mancano poi, adesso mancano gli strumenti, cioè manca la macchina, quindi se fosse uno dirigente, uno cosa fa? Porta prima la macchina e dice: ok, io fa l'accordo col fornitore, dice: compro io, andiamo avanti con quella. Solitamente si fanno queste tipologie di soluzioni. Adesso così sembra quasi che lo fa per i picca, non lo so, abbandona il campo, questa è un po' la domanda che uno si pone. Fra lei e l'amministrazione non c'è stato nessun tipo di contatto?
No, piuttosto sono rimasto anche male, solitamente si interessano, no? Dicono, ma cosa dobbiamo fare, eccetera, almeno insomma, cerchiamo di non appeggiorare la situazione, però no, neanche una telefonata così via. Io ho cercato due volte l'assessore, che tra l'altro sembra che sia anche un avvocato, ho provato a dire, guardate che ho sentito che non avete firmato la convenzione, prova della convenzione, quindi c'è un vizio proprio di procedura. E allo stesso tempo praticamente adesso mi confermò che l'8 di aprile, se non ci fossero state delle risposte concrete dalla parte dell'assemblea di intesa sulla concessione, sulla proroga diciamo della concessione che c'era, avrebbero revocato. No? Se mi permette, ho chiamato anche altro ieri, mi ha confermato che è stata revocata la convenzione, però insomma nessun interesse di cosa facciamo, cosa si fa, cosa non si fa. Un attimo soltanto, perché in studio con me c'è il collega Benedetto Marinangeli che voleva farle una domanda, no, proprio sulla convenzione. Si parlava della convenzione e Serafino non ha mai firmato la convenzione, l'atto era pronto in comune per essere firmato e il presidente Serafino non l'ha mai firmata. E qua c'è cioè il nodo gordiano. Immagino che nessuno lo possa costringere di fare una proroga, avevo già una convenzione di 5 anni. Allora avrebbe dovuto firmarla e per poi autorizzare i lavori e partire con tutto, insomma. Quindi questo noi l'abbiamo messo anche come condizione, diciamo, l'autorizzazione da parte del comune dei lavori. Poi l'autorizzazione è arrivata, ma se non ha firmato la convenzione non dovrebbe essere regolarizzata prima quella, direi, solitamente si fa così. Di solito si fa così, infatti. Cioè, sì. Cioè no, la convenzione quinquennale, la convenzione quinquennale non bastava per giustificare questo tipo di lavori? No, perché quella quinquennale in essere, che tra l'altro sarebbe anche assurdo come mai l'hanno revocata, e come si chiama, non giustificava lavori straordinari, tanto meno lavoro di ristrutturazione, nel senso che cioè, lavoro ordinario vuol dire che okay, taglio l'erba, bagno il campo, fa anche qualche buco nel terreno per far reggere il tappeto, e stop, non significa che cambi il tappeto piuttosto che cambi il campo completamente. Questa è una vera e propria ristrutturazione. Senta, posso chiederle quanto certo. Il quantum che resta da pagare per questi lavori, per il campo? Sì. Diciamo che sono circa 450.000 euro, circa qualcosa così. 450.000 euro. Posso andare un po' più a fondo? Quali erano gli accordi sui pagamenti? Ma diciamo che noi abbiamo avuto delle garanzie, a parte che è tutto pubblicato sul sito del comune, perché insieme al progetto abbiamo presentato diciamo anche la bozza del contratto che poi è stato sottoscritto dopo l'autorizzazione. Però al di là di quello, diciamo, gli accordi erano che giustamente si impegnava, c'era un impegno diciamo di essere pagato diciamo dalla Frambene Altese a fronte ovviamente della convenzione che avrebbe dovuto fare con il comune, eccetera. Allora solitamente cosa succede? Poi dopo abbiamo messo anche in contatto la Frambene Altese e comune con Credito Sportivo Italiano affinché venisse finanziata questa operazione, perché solitamente uno quando fa un investimento che dura 20 anni, almeno 10-12 di convenzione lo fa. No, ma la domanda con il credito sportivo è pronta e ancora presentabile? È stata avviata dalla Frambene Altese. Ma io credo che lì proprio si è creato un piccolo disaccordo tra il comune, che solitamente il comune presta una fiduzione come garante ultima istanza, nel senso che se io sono proprietario di un immobile, diciamo così, soprattutto nel bene immobile bene pubblico, di solito presta una garanzia, al credito sportivo che il credito sportivo esige sempre, no? Anzi, certe volte il credito sportivo abbiamo visto che addirittura chiede alle piccole società, se sono diventate artistiche, di firmare, di cambiare persino lo statuto. Avere accesso al credito, però in quel caso per Cinesi non ci c'erano questi problemi, ovviamente avrebbe dovuto avere diciamo l'ok da parte del comune e promettere una garanzia di, in caso di inestanza, perché poi cosa succede? Con i privati certe volte magari succede che fanno qualche fallo e come in questo caso praticamente la società non riesce a portare a termine il suo progetto, praticamente nel caso dovesse andare male, allora subentra di nuovo il proprietario dell'immobile, si impossessa dell'immobile e lo dà in concessione a qualcun altro, se non porta avanti da solo la gestione. Esatto. Quindi, questa è la procedura. Adesso, visto e considerato che questa procedura... Ormai che, sì, sì.
Visto e considerato che a questo step non ci siamo arrivati, cioè domanda pronta, ma convenzione non firmata, niente garanzia da parte del Comune, niente garanzia da parte di garanzie, parlo di fideiussioni, da parte di Serafino per poter finanziare l'opera attraverso il credito sportivo. Quindi adesso che cosa succede però? Perché Serafino ha pagato, se non vado errato, intorno ai 200.000 euro, qualcosa in meno. Sì, più o meno. E resta da, no, restano da pagare 450.000 euro, giusto? Questi sono i conti, sono le cifre. Più o meno, sì, un po' di più ho pagato, forse perché c'erano anche, c'è da calcolare l'IVA, e poi c'erano anche dei lavori extra, qualcosa sulla isolatura, le panchine che ho comprato nuova, via dicendo, insomma sostanzialmente c'è stata qualcosa in più. Però diciamo sì, i conti del residuo è giusto. Adesso quindi diciamo, Serafino qualcosina più di 200.000 euro e restano da pagare 450.000 euro, giusto? Sì, più o meno, sì, questi sono i conti. Oh, adesso che cosa succede? Cioè... Ma io se fossi il comune, la prima cosa che farei chiamerei l'impresa, non c'è la Debici, ok? Boh, adesso ormai è lui in possesso dell'immobile, cioè del campo, no? Quindi quel caso lì dovrà regolarizzare il conto, almeno che sia in prima battuta. Poi se dovesse uno essere corretto andrebbe a restituire la parte non fruita dal concessionario di prima, perché magari se lui ha pagato, facciamo ipotesi, 3 su ipotetici 10 anni che dovevano concordare, forse in loro dico ok, per chiudere la randella pago io i 9 anni e mezzo, in mezz'ora che l'ho utilizzato paghi tu, oppure trovo un altro concessionario che va avanti lui sostanzialmente con la stessa logica. Allora io so che lei ha sentito di recente il presidente Serafino. Io l'ho sentito più volte perché fino anche la settimana scorsa lui aveva promesso che, insomma, che una soluzione era alla portata di mano fino a mercoledì, insomma aveva detto un po' a tutti, ma anche l'assessore che secondo me che aveva già una soluzione alla portata di mano, insomma finanziaria. Adesso dal mercoledì in poi mi sembrava che questa cosa qua non fosse così evidente, così, ma poi soprattutto nei momenti in cui il comune si impossessa dell'immobile, l'interlocutore non è più Serafino praticamente, cioè se non puoi giustamente per il contratto in essere che in ogni caso lui l'ha firmato, non è che non ha. Quindi firmato. Suppongo che nel momento in cui, che in questo momento lei deve interloquire soltanto col comune, perché revocato appunto la gestione alla San Benedettese e quindi al presidente Serafino, lei deve colloquiare, sì, soltanto con il comune. Esatto. E quindi cosa farà? In prima battuta si è impegnato, però lui giustamente può posso dire che okay, io non l'immobile non lo gestisco più io, deve andare al proprietario, però al di là di questo sì, assolutamente questo. Se Serafino dice io non riesco a pagare per qualsiasi motivo, perché non voglio, perché non posso, perché qualsiasi cosa, ovvio che io devo rivolgermi diciamo alla proprietà. Lei avvierà qualche azione? Ma io spero di non dover arrivare a delle azioni legali, se poi fosse necessario, sì, senz'altro. Azioni legali ovviamente nei confronti dell'amministrazione a questo punto, perché se l'interlocutore cambia... Per forza, diciamo che con Serafino sì, abbiamo già un corso, un contenzioso, quindi adesso sarà un po' illegale a tracciare il percorso, però ovvio che se non va in porto, se la SAM d'intesa risulta insolvibile, automaticamente... diciamo passa al proprietario o al concessionario. Facciamo un passo indietro, che tipo di contenzioso c'è con Serafino? Come? Lei ha appena detto, con Serafino c'è già un contenzioso. No, non c'è un contenzioso, scusi, mi sono forse espresso male. E ti devo dire, se non c'è la solvibilità, forse... Ah, ecco, ho capito. Cioè nel senso, se non riesce a risolvere la situazione, se la sammette, se per dire viene dichiarata fallita, chiaramente lei si rivarrà sull'amministrazione comunale che è la, sì, sì, ma la anche proprietaria. Se non fallisse, se risultasse, se magari non fallita ma insolvibile, allora bisogna per forza andare avanti sul passo successivo. Certo. Benedetto. No, io voglio chiedere, avete in mente qualcosa, nel senso pensate di contattare l'amministrazione comunale a brevissimo, insomma, nei prossimi giorni? Ci riproverete ancora, sì, a contattare? Perché poi alla fine, allora, noi pensiamo che alla fine questa un po' situazione, come dire, si è creata anche grazie, è emersa un po' anche grazie a questo, grazie a causa diciamo del Covid, no? Perché cosa succede? Abbiamo visto che questa situazione del Covid
ha già reso molto fragili, diciamo, la società di calcio, a partire da, soprattutto dai dilettanti, ma ancora di più abbiamo visto anche i professionisti fino ai massimi livelli, perché certe volte più si sale, peggio diventa il conto, no? Perché sono abituati a stipendi, diciamo, da capogiro, che è ovvio che poi alla fine, quando uno è abituato a stipendi da capogiro, i debiti si aumentano in pochissimo tempo, no? Basta magari più degli stadi 3-4 settimane, e dopodiché prima ieri primo in classifica stare per vincere il campionato e dopo salti, no? Perché i conti sono gonfiati. Giustamente nessuno vuole rinunciare, e certe volte, spesse volte succedono questi flop. Però fa questo per dire che cosa? Che abbiamo pensato a un sistema un po' diverso, perché questa gestione, diciamo, dei campi sportivi in Italia è un po', come dire, a dir poco, molto promiscua, no? Perché dipende, non può dipendere il patrimonio pubblico o il reddito di un'impresa dai risultati sportivi della squadra. Capisci cosa vuol dire? Sì, sì. Cioè, questo momento qui, e noi perderemo i nostri soldi se qui non si trova una soluzione per, o magari li prenderemo tra 2 anni dovendo fare una causa, no? Il comune ha un patrimonio che in questo momento qui è molto rivalutato, però non riesce a gestirlo, non riesce a seguirlo, perché non è all'altezza della situazione. Se la squadra non va bene perché ha delle pessime performance e lascia dietro praticamente dei conti da pagare, va a appesantire il bilancio comunale, no? Giustamente. E quindi cioè noi soffre l'impresa e il bilancio comunale va a soffrire di più, e poi prima qualcuno deve pagare, giusto? Esatto, no, quello quindi, sì. L'importante è trovare una soluzione che vada bene per tutte e due le parti. Allora, infatti noi abbiamo pensato, infatti l'abbiamo prospettata anche all'assessore, ovviamente va elaborata un po' meglio, di fare una gestione, diciamo, dello stadio, diciamo così via, nell'ambito del partenariato pubblico e privato, no? Questo per due motivi, perché secondo noi, se scindere da quello che è la gestione dello stadio da quello che è la gestione dell'attività sportiva, fa sì che uno fa il suo gioco e fa la sua partita con i suoi giocatori, con il suo staff tecnico, e l'altro gestisce lo stadio, perché giustamente è un patrimonio comunale. La normativa prevede che il comune possa partecipare praticamente fino al 49% nella gestione, e questo crea questa sinergia, che non è così virtuosa, dove si ha trasparenza, efficienza, ma allo stesso tempo anche patrimonio, e si può accedere a credito, perché giustamente sì. Uno, avendo il patrimonio a disposizione, che è il valore dello stadio, della struttura e così via, con una concessione, diciamo, adeguata, si può rivolgere a credito e ottenere, diciamo, il credito senza dover depositare garanzie, che non così reali, che vuol dire depositare dei soldi, no? Perché l'economia italiana è basata sul credito, e forse anche non solo italiana, ma tutti i paesi democratici. Quindi, se dobbiamo andare avanti così, creare credito, e credito si crea sulla fiducia. La fiducia si crea se c'è una buona gestione e il patrimonio diventa il garante, diciamo, dell'operazione. E su questa proposta avete avuto qualche risposta dall'amministrazione comunale? Ma diciamo, l'idea a grandi linee sembra che piaccia. Adesso il discorso bisogna formalizzarla, siccome poi l'idea che è nata, diciamo, per le piccole società, però alla fine diciamo, perché no, proviamo a proporlo anche a livello di stadio, e dobbiamo un po' un attimino anche noi elaborarla un po' con più maggior dettaglio, per poi fare una proposta spontanea al comune. Certo che se poi l'assessore dice che tanto io stadio ce l'ho gratis, non deve pagare nessuno, no, cambia tutto. Viene a fare una battaglia legale, a quel punto vediamo chi la spunta. Che poi non conviene a nessuno delle due parti la battaglia legale a questo punto. Ma no, ma ci mancherebbe, però io di sindaci, diciamo così, allucinanti ne ho visti sempre, quindi... Tutto è possibile. Però ci sono anche quelli intelligenti, nel senso, abbiamo fatto 200 cambi di calcio, mi è capitato 2 volte che sono saltati i 2 sindaci, perché giustamente magari erano testardi, o uno o qualcun altro lo faceva per questione politica, no? Perché poi nasce il problema che l'opposizione ne approfitta, qualunque essa sia, cioè senza fare partigiare per un colore o l'altro. E giustamente su un fallo di questo tipo no, ci calca la mano.
E qui si vota pure fra poco, quindi... A ottobre votiamo qui. A ottobre si vota anche a San Benedetto. Addirittura, beh, allora... quindi proprio è preciso. Allora, Nico, in collegamento con noi ci sono anche il direttore sportivo Massimiano Fanesi e il Roberto Beni, che lavora con Ballardini, appunto, nello staff tecnico del Genoa. Non so se loro volevano intervenire sulla questione stadio o farle qualche domanda, magari... Sì, sì. Non so, Massimiliano prima, Roberto dopo, vedete voi. Sì, sì. No, io forse l'unica domanda che vorrei fare è se il signor Sarri aveva avuto qualche avvisaglia già nei precedenti mesi che poteva fare da anticamera a quello che poi è successo nei mesi di febbraio e quindi marzo e aprile, cioè poi si è scoperchiato il pentolone e si è visto tutto quello che c'era di negativo riguardo alla gestione della Samb. Volevo sapere se lui aveva avuto qualche avvisaglia nei mesi precedenti o se magari aveva chiesto in giro della solvibilità, dell'affidabilità economica di Serafino stesso. Sì, no, noi dalle informazioni che abbiamo avuto noi fino alla fine dell'anno scorso, Serafino era solvibilissimo, anzi, diciamo, c'è stato qualcuno che noi conosciamo che era interessato a entrare, a partecipare, a fare con lui grandi progetti, però diciamo, sostanzialmente, non so, c'è stato forse il tempo che si è ribaltata la situazione a gennaio, perché all'inizio di gennaio la SAM parte anche con un bel inizio e dopo metà mese insomma comincia un po' una situazione piuttosto molto molto anomala, no? Quindi forse cominciava a emergere, non so, qualche problema di liquidità sul pagamento di stipendi, qualche cosa di questo tipo, eccetera, e da lì poi si è montata tutta la cosa. E noi ci sembrava un po' strano, dico che va bene, c'è la stagione, diciamo così, del Covid, i cassi sono inferiori, quello con l'altro, probabilmente è passeggero. Il presidente diceva che da un giorno all'altro avrebbe risolto il problema, solo che l'ha detto troppe volte e alla fine ha fatto perdere la pazienza un po' tutti, credo. Ovviamente credo che sia l'errore maggiore che ha fatto è di non parlare chiaro, di dire guarda c'è questa difficoltà, o è stato preso in giro da qualcun altro, o comunque sia, ci ha creduto tutte le volte su questa cosa, o ha dato troppe rassicurazioni che non poteva dare, insomma, ecco, di solito io do sempre rassicurazioni quando sono certo, però poi alla fine con delle prospettive di quello che potrebbe essere, ma con il beneficio del dubbio, ovviamente, perché oggi dare delle certezze, fare delle false promesse, a volte si creano delle false aspettative, e le aspettative sono una cosa peggiore, perché la gente poi le prende, quando le dici troppe volte, le pretende dopo. Quindi secondo me il più grosso problema di Serafino è proprio egli stesso. E fin qui lo dimostrano anche i fatti, insomma, e cioè sì. La situazione che si è venuta a creare, cioè probabilmente ne sarebbe uscito meglio se avesse detto a chiare lettere io non riesco ad andare oltre, e la situazione sì, oppure è questa. Ho delle difficoltà, datemi il tempo, cioè, per esempio uno quando passa un momento difficile come questo, la cosa più semplice dice, anziché dire domani, o dopodomani, cioè, noi l'abbiamo scelto mille volte questo domani. E a un certo punto uno potrebbe dire semplicemente guarda, c'è qualche difficoltà, datemi 15 giorni di tempo e ci aggiorniamo più avanti. Noi stessi abbiamo queste problematiche, no? Cerchiamo sempre di essere sinceri con i nostri fornitori. Certo, soprattutto in un momento come questo penso che non ci sia un'azienda che non abbia difficoltà, quindi... Guarda, se vado a vedere i bilanci delle aziende... Lo so. Cioè, sa come sono fatti tutti. Lo so, le difficoltà ci sono per tutti. Le difficoltà ci sono per tutti e Serafino sicuramente in un anno come questo non ha preso delle decisioni giuste, perché comunque ha voluto strafare e quindi già... Sì, secondo me sì, forse io la prima cosa che ha detto il mio collaboratore, adesso magari una volta ho detto anche Serafino direttamente, mi ha dato l'impressione di una brava persona ma un po' naif, ecco, questo è un po'... La prima impressione che sai cos'è a pelle quando vai di una persona, dice posso dare fiducia? No, sì e no, no? Se gli devi dare mezzo milione di fiducia o 600.000, così va. Però in effetti, no,
l'uomo c'è, insomma, ci prova, ci sta provando di fare di tutto, solo che poi con questa azione che si è creata, forse anche perché è partita un po' da lui, però poi alla fine, perché poi io dico, quando fai le false, come si chiama, le crea aspettative che poi non riesci a mantenere nell'immediato, allora ti si ricontra, ti si torce contro, certo. No? E questa secondo me è la cosa peggiore, perché tanto per fare un esempio, se uno si promette un matrimonio a qualcuno, devi fare, giusto? E certo. E non è sembrato un po' strano poi che, perché io questa cosa la sostenevo già dall'inizio, insomma, con mettere il campo a norma era un po' nei compiti del proprietario dell'impianto e quindi dell'amministrazione comunale, invece Serafino si è buttato avanti, non lo faccio io. E poi ecco, queste sono le... Ma quello è il classico diciamo discorso di uno che dispone a certa disponibilità e allo stesso tempo ha un progetto diciamo interessante e ha un certo insomma da investire. Dopodiché la città gli va dietro, però ovvio che vanno seguite le norme, no? Giustamente, perché lì secondo me l'errore del comune è stato di forse non sapere, non capire come funzionano queste cose. Noi abbiamo fatto anche una riunione insieme, guardate che aveva fatto un progetto, infatti cosa vi serve, cosa bisogna fare per accelerare i tempi, abbiamo cercato di mettersi a disposizione, no? E quindi avete fatto dei lavori in tempi record, devo dire. Come? Tempi record per i lavori. Perché ce l'ha chiesto, mi ricordo adesso alla fine di luglio o all'inizio di dicembre, abbiamo fatto l'accordo verbale, poi doveva essere fatto il progetto, attendere il progetto, l'approvazione, tutto quanto, e via dicendo, no? Quindi alla fine tutto l'iter come se fosse deve essere fatta una procedura di gara, che alla fine la face lui, no? E poi alla fine, quando è arrivata l'autorizzazione, siamo partiti, a quel punto eravamo anche, addirittura abbiamo corso a recuperare anche il tempo perduto. Abbiamo detto a loro che in 4 settimane, se siamo bravi, riusciamo a farlo, ci abbiamo messo un'ora in meno. Anche perché era importante per l'iscrizione al campionato poi, perché il manto non era a norma, quindi erano lavori anche obbligatori per l'iscrizione al campionato. Il manto originale era osceno, non era che era inguardabile. Ingiocabile, infatti i giocatori erano spogliati, poi quando sono arrivati anche i giocatori di un certo peso, sono affidati a vedere i campi un po' migliori, cioè, diciamo, cioè certo che gli altri stadi non è che sono molto molto più belli, però insomma così com'era non era bello sicuramente, poi non drenava, non era terreno compattato, non si può fare. Allora, non so se Roberto Beni vuol dire qualcosa sullo stadio? Ma no, faccio solo i complimenti perché è veramente venuto fuori uno stadio bellissimo, un manto erboso perfetto, quindi siamo dispiaciuti per tutto quello che è successo, ma di una cosa siamo certi, insomma, che il manto erboso dello stadio è sicuramente di un'altra categoria, quindi complimenti. Sì, direi lì abbiamo superato noi stessi, nel senso... Lì abbiamo superato noi stessi, perché seminare e giocare a 17 giorni dalla semina non è mai successo, ma non in Italia, nel mondo. Certo. E quindi siamo rimasti impressionati noi stessi, ma siamo sicuri che ce la faremo così, perché poi avendo perso 2 settimane in partenza, dicevamo, cerchiamo di recuperare il più possibile. Certo. Quindi adesso cosa dobbiamo aspettarsi? Insomma, voi cercherete di incontrare l'amministrazione e poi capire insomma se ci sono i presupposti per... Ma l'amministrazione può rivolgersi direttamente al credito sportivo senza la San Benedettese? Ma certo, ma guardi che noi siamo partiti con l'idea, la prima telefonata che abbiamo fatto è proprio al credito, perché volevamo capire se il credito poteva sostenere l'operazione, anzi Serafino addirittura voleva fare anche l'illuminazione dello stadio, quindi... all'epoca diciamo il credito ci ha risposto subito, ma guarda che abbiamo appena votato una nuova norma che possiamo addirittura finanziare l'operazione anche dei lavori realizzati 18 mesi prima, fino a 18 mesi prima, quindi dico ok, vabbè, allora quindi si può partire e in itinere fare la convenzione, certo però che se il proprietario non dà l'autorizzazione alla garanzia il credito non dà i soldi, questo è un po' come assicuro, quindi
Certo. Alla fine il garante l'ultima istanza è sempre il pubblico, perché è lui che dispone il patrimonio. Certo. Allora, no, a proposito, se il patrimonio ce l'avesse Serafino, sarebbe, diciamo, se il campo fosse suo, allora sì, è diverso, però diciamo che il campo è del comune. Uno fa un'opera su un bene di un terzo, deve avere prima con tutta l'autorizzazione e poi eventualmente anche la sua garanzia. Poi il comune a sua volta si garantisce nei confronti di chi deve disporre denaro. Cioè, però, il comune avrebbe dovuto garantire presso il credito sportivo e la proprietà avrebbe dovuto presentare una fideiussione al comune, giusto? La proprietà deve dare praticamente delle garanzie concrete, diciamo così, anche a sua volta, ma di solito basta anche una garanzia di firma. Per esempio, quando si va in banca e si deve dare le garanzie per un mutuo, giusto? Allora si fa la cosiddetta garanzia di firma, no? Che io, Nico Sares, mi impegno a pagare il mutuo in 30 anni, diciamo, via dicendo, giusto? Questo è un po' il discorso. Sì. Cioè, perché se la garanzia significa depositare soldi, allora lo pago e non mi serve il mutuo, giusto? Mm-mm. Certo. Quindi, però diciamo che, per quello che dico, che siccome tutto si basa sul credito, allora cosa succede? Chi fa l'operazione fa la garanzia, dice ok, mi impegno personalmente, si chiede sotto la garanzia, il credito chiede la garanzia del presidente, suo personale, e poi magari al limite uno gli può dire metti un po' di equity, non so, se non ti crediamo metti almeno un 10, 15 o 20 o 30%, di solito sui privati credito sportivo chiede sempre un equity che va dal 25% al 30% o a volte al 20%, dipende quanto solvibile è la posizione, diciamo, di chi fa il mutuo. Se poi invece c'è anche la garanzia del comune, che può essere anche a sua volta parziale, perché dice ok, questo ci garantisce per il 25%, l'altro garantisce per il 50%, 25%, diciamo, rischia il credito e dice l'operazione è bancabile. Però sono impegni, non sono soldi depositati fermi, perché altrimenti uno paga ma non fa mutuo. Certo. Allora, iniziano ad arrivare dei messaggi, cominciamo a leggerli da parte dei nostri telespettatori. Campo bellissimo, ma dicono che senza manutenzione si può danneggiare irreparabilmente. Probabilmente no, però no, quello no, probabilmente no. Diciamo che noi l'abbiamo studiato, come dicono gli americani, con l'acronimo KISS. Cosa vuol dire? Sì. Vuol dire keep it simple and stupid, nel senso fallo semplice e per gli stupidi, quindi praticamente anche se dovessero abbandonarlo, insomma, alla fine lo riprendiamo. Poi certo, se abbandonano tanto bisogna fare qualche intervento, diciamo così, specialistico, però ci si interviene sempre con persone competenti, in questo caso mandiamo la nostra squadra e fa l'intervento, magari ci vorranno 2, 3, 4 settimane in base a che stato lo troviamo e poi si cerca di riprendere la situazione. Certo, non bisogna aspettare che va magari in estate con l'erba alta un metro, ecco, perché certo, è un po' più difficile, però è successo anche quello. È recuperabile, insomma, se c'è un danno sì. Può recuperare. E altri messaggi? Qual è l'importo del campo e Serafino quanto ha pagato finora? L'abbiamo detto prima, l'abbiamo detto poco fa, poco più di 200.000 euro Serafino e restano da pagare 450.000 euro, giusto? Sì, perché ci sono anche le panchine un po' di zolle in più che erano oltre al progetto. Certo. L'azienda di Sarris ha avuto mai problemi simili con altre società e amministratori politici? Come si è risolta la cosa? Ma diciamo su 200 più o meno interventi che abbiamo fatto, partecipato, quasi mai. Perché io dico che la nostra sicurezza maggiore è quella che prima o poi devono giocare a pallone a settembre. Quindi questo fa sì che la volontà di ritrovare una soluzione prevale praticamente ai capricci o piuttosto magari a delle vedute diverse dei vari soggetti coinvolti. No? Quindi io mi auguro che non sia nell'interesse dell'amministrazione avere uno stadio fermo piuttosto che magari una sanzione risolta, diciamo, per tanto tempo. Il campo è anche tra l'altro brevettato da noi, quindi di conseguenza e noi dobbiamo essere rassicurati che venga mantenuto secondo il manuale, no? Così non fosse dobbiamo revocare la garanzia, di conseguenza poi diventa un po' tutto un problema che può solo peggiorare se non ci sia una soluzione concreta sia sulla manutenzione ma anche sul discorso pagamento. Certo. A quanto ammontano, se posso chiedere, i costi di manutenzione mensile di un terreno di gioco come questo qua del Riviera delle Palme? Sì, più o meno come prima, nel senso che un campo naturale curato bene
Allora, dipende. Faccio un esempio. Un campo naturale curato a livello di oggi di lo stadio, se fosse solo naturale ci vorrebbero circa, faccio conto, dai 12-13-15 mila euro. Dai 12-15 mila euro. Per esempio, un campo di Trieste costa, anche la cifra lì, dai 12 ai 15 mila euro. Mensili. Un campo come questo, io direi che intorno agli 8, più o meno. Quindi c'è un risparmio notevole rispetto anche all'erba naturale di manutenzione. Sì, 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 sì. Certo, se lo mantieni come prima, no. Cioè, esatto, no. Prima non era la manutenzione. No, prima erano lavori di attappamento di buchi. Sì, come dire, faccio le pulizie e passo così. Esatto. Allora, ci sono altri messaggi, vai Sara. Conosceva già Serafino prima che acquistasse la Samb? No, noi ci siamo conosciuti la prima volta a fine luglio, se non c'è da agosto, non mi ricordo, il primo appuntamento era proprio lì, circa verso la fine di luglio, inizio di agosto. Buonasera a tutti, ma i proventi dei pannelli solari sistemati sopra lo stadio, chi se li sta godendo? Vabbè, questa però non è una domanda a cui può... non c'entra niente questo con il manto erboso, se poi... L'accordo vecchio del 2013? Ora, ho perso il conto, sei tu lo storico, oramai sulle vicende dello stadio... A ogni 2014, gestione ce n'è una nuova. Nel 2014, esatto. C'è già l'accordo fatto nel 2014, è una gestione privata per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico. La San Mettese non c'entra niente, non ha preso mai nulla su questa cosa qui. Esatto. Allora, ci sono un altro paio di domande. Una, sì. Mi chiedono, la fideiussione a che cosa serve ora che i lavori sono finiti? Serve per il piano? Quale fideiussione? La fideiussione è quella per la quale il comune revoca la gestione alla San Benedettese del campo praticamente. Allora io non ho capito su quale basi ha fatto questa decisione, perché allora diciamo che allora sarebbe certo, adesso magari tutti sono contro, probabilmente non so, paga o non paga, questa polemica che si è creata è un po' un casino, però se vediamo l'aspetto informale. La Sabinetesa avrebbe una concessione per 5 anni per fare la manutenzione ordinaria che sta facendo, okay? Poi realizza un campo di calcio a fronte di un accordo che avrebbe dovuto essere firmato prima, probabilmente, di estensione della garanzia e della fiduzione e anche diciamo che è cambiamento, diciamo, anche della questione della manutenzione, perché deve integrare anche la manutenzione straordinaria. In questo caso non è nemmeno straordinaria, ma una strutturazione, quindi deve fare proprio un'integrazione specifica, diciamo, per fare quello che vuole, giusto? Uh-huh. Dopodiché, diciamo, loro sulla fiducia ci sono andati avanti, perché giustamente c'è l'intento poi di finanziare la fiducia sportiva, va bene. La prolungamento della fiducia sarebbe dovuta per perfezionare questo allungamento della convenzione, per la convenzione decennale. Della convenzione, che io non ho capito perché non l'hanno prodotta, perché per la fine era semplice farlo, nel senso che perché poi secondo me lì un po' carenza di informazioni, perché allora mettere la fiduzione per del pagamento di qualcosa, di lavori di questo tipo, eccetera, è una garanzia un po' reale, nel senso che non la così. E la fiduzione, diciamo, per il buon esito di un servizio, tipo o di un lavoro, no? Questo è una garanzia, diciamo così, che non è che non abbia valore, però non viene mai escussa, per il semplice motivo, perché, per esempio, le prevedono le norme, perché dicono l'appaltatore che deve fare un lavoro deve garantire praticamente il buon esito dei lavori, giusto? Uh-huh. E quella fiducia noi l'abbiamo prodotta, perché come impresa abbiamo prodotto praticamente questa fiducia a nome della San Benedettese e a nome anche del comune, quindi direi che a quel punto lì erano coperti. Certo. Allora, il comune chiedeva un'integrazione, diciamo, della fiducia in essere, perché prima erano per 5 anni e poi per passare a 10 poi diventavano 10 con aumento anche della somma, diciamo, complessiva, giustamente, e avrebbe dovuto richiederla per garantirsi anche in 5 anni successivi, no? Sì.
Quindi quella garanzia di fatto al comune non garantiva i lavori e tantomeno un buon esodo. Cioè non tutelava il comune dall'eventuale pagamento laddove non no, come è successo? No, tutelava il comune dal fatto di fare bene la manutenzione. Cioè quella fideiussione non sposta niente al momento vista la situazione attuale, cioè se Serafino non paga voi comunque vi rifarete sul comune. Sì, infatti quella fiduzione lì di fatto è decaduta una volta che adesso, perché ce l'avevano già, avevano già una fiduzione del 10%, se il piano economico finanziario era 1.090.000, io ho visto un po' il contender della convenzione in essere, e la SAMB ha prodotto una fiduzione per 109.000 euro al comune per il bonezzo della manutenzione, cioè il comune era garantito per la manutenzione per 5 anni, dopodiché se deve fare qualcosina di integrazione per arrivare a 10, magari aumentando leggermente anche le cifre, ci voleva l'integrazione, però l'integrazione teoricamente uno ha tempo, come dire... Quindi secondo perché la revoca della convenzione? Questo io secondo me è un po' materia grigia, entriamo un po' nella materia grigia degli avvocati, no? Secondo me è stata un po' una forzatura. Fatta apposta. Una forzatura pesantissima, cioè proprio... pesantissimo, nel senso io non so, io non riesco ancora, ne ho tanta esperienza sui lavori pubblici e quant'altro, ne ho visto tante di cotte di crude, però questa cosa qui perché tu, allora non è che sei inadempiente a un contratto, sei inadempiente, se non hai firmato un contratto integrativo che prevedeva di fare dei lavori che ti autorizzo io di fare, casomai allora prima essere presidente di Paolo sono io, comune, giusto? Certo. Quindi se come dire, sbaglio io e ti picchia a te, insomma, è un po' il concetto. È incredibile, cioè, nel senso, non riesco a capacitarmi a capire questa logica di questa cosa qua. La logica che ha utilizzato l'amministrazione comunale, quando potremo gliela chiederemo, non so... abbiamo l'intervista del sindaco fra poco, sei andato tu Benedetto? Sì. Ha parlato di questo? Fatto una domanda, ha risposto. No, di questa no. Convenzione no. Ecco, quindi non ha parlato. No, dicevo perché fra un poco non darò... Non ho fatto la domanda sulla convenzione. Fra poco darò anche l'intervista del sindaco, ma non ha parlato di questo, quindi come non detto. L'ultima domanda, poi la libero, giuro, perché le avevo detto un quarto d'ora e invece le sto portando via tutta la serata. L'ultima domanda, anche perché ho la pubblicità tassativa. Ma un aiuto alla SAMB di Serafino lo darà magari con imprenditori amici? Io credo che la soluzione migliore per la San Benedese è quello di coinvolgere la gente sul posto, perché se gli imprenditori San Benedese aspettano sempre il paperone da fuori, avranno sempre quei problemi e insoddisfazione, no? Quindi il consiglio che do alla città e anche al Presidente Serafino stesso è di coinvolgere la gente del posto, che si impegna non a parole ma con i fatti, cioè di solito vuol dire che è in soldi, quindi se lui non ce la fa a portare a termine il suo progetto da solo, deve farsi aiutare dalla città. Magari adesso è un po' tardi però per questo appello, penso che ormai sia totalmente bruciato. Ma secondo me, allora se mola l'osso lui, probabilmente la cosa diventa ancora peggio per tutti sostanzialmente, soprattutto per la San Benedettese. Quindi noi abbiamo chiesto un po', abbiamo provato a sentire diverse persone che hanno molto interesse sul calcio, anche di altissimo profilo e quant'altro. E sembrerebbe che, non so, che mentre alcuni sono interessati, altri dicono praticamente che per il mercato italiano, a meno che non arriva qualcuno dall'estero che magari un po' folle, che non conosce bene come si ragiona qui in Italia, allora, non so, da quello che dicono, secondo noi, diciamo, forse sul piano economico impegnarsi così tanto sono in pochi che lo fanno in Italia, ecco, veramente in pochi. Sì, no, questo sono d'accordo con lei, però in questo, vista la situazione, Serafino non può far nulla, cioè non vedo altre strade, le strade sono due inevitabilmente, cioè o il fallimento o lui in tempi record, cioè nel giro di 24 ore, perché giovedì è arrivato e c'è l'udienza, riesce a cedere le quote. Non vedo altre strade, secondo me lui non può più nulla, San Benedetto ormai. Certo, lui, vabbè, insomma, ci possono tante soluzioni, può fare
pace con il suo socio, che ne so, può fare... Sì, no, sarebbe quella più auspicabile, però mi sembra che anche quella strada non sia percorribile. Sì, io glielo auguro, perché alla fin fine, voglio dire, quando si arriva a un punto dove devi prendere una decisione dentro o fuori, perché uno è politicare tutta la vita, no? Poi a un certo perché i problemi a mio avviso nascono proprio da lì, insomma, perché i problemi di Rasammette si nascono nel momento in cui c'è questa rottura col socio. Sì, sì, però secondo me, da come li abbiamo vissuti noi, non sono così insolvibili, sono una questione di comunicazione, secondo me. Allora lei sa qualcosa che noi non sappiamo, però. Ma insomma, se noi sentiamo poi i racconti e poi alla fine qualcosa ci raccontano, qualcosa ci dicono, però sai, alla fine credo che alla fine il buon senso possa anche prevalere fino all'ultimo momento, no? Quindi fino all'ultimo respiro. Sai che no? Io sono di origine greca, quindi sostanzialmente la speranza è l'ultima a morire, come si può dire, certo. No? Certo. Fine, vedo Massimiliano Faresi che scalpita, che non so se vuol dirle qualcosa. Come? No, io voglio solo dire che si diceva che ci poteva essere una situazione peggiore all'orizzonte senza Serafino. Io penso che la situazione peggiore sia questa in cui ci ha portato il signor Serafino, perché... quello che lui ha fatto obiettivamente, io da più di 30 anni che sto nel calcio non l'ho mai visto fare da nessuno. Lui ha fatto un video dopo che non ha pagato, dove diceva, dove lui passava per vittima, quando sapeva, e alla città ancora non sapeva, che non aveva pagato quasi nessuno. Quindi io penso che peggio di questo non ci possa essere. Se poi il Signore sa qualcosa che noi non sappiamo, allora alziamo le mani. È logico che noi qui ci viviamo, siamo addetti ai lavori, ma siamo anche tifosi e quindi teniamo al bene della San Benedettese. Purtroppo in questo momento il bene della San Benedettese non coincide con la figura del signor Serafino, perché ha preso in giro una tifoseria e un territorio intero. È inutile girarci intorno. Perché questo signore non ha pagato quasi nessuno, fornitori e giocatori. Per cui se vogliamo continuare a parlare ancora di Serafino, è come il cane che si morde la coda. In questo momento l'unica soluzione che si può vedere per tenere il titolo sportivo è un fallimento tecnico. Altrimenti, io faccio una domanda, a lei che è imprenditore, prenderebbe una società indebitata come è la San Benedettese prima di un fallimento tecnico? Ma io le dico un'altra risposta, magari più seria. Allora, se io sono un imprenditore, più seria, non lo so, tecnico, io sono serio. Non vi accavallate, se no non vi sento. Allora, sì. Nico Sarris? Dicevo che per me è un fallimento tecnico, no? Sì. Per salvaguardare interessi alcuni, no? E affossare tutti gli altri per salvare il cosiddetto un piccolo. Max, aspetta, facciamo finire di rispondere e poi ti lascio intervenire. Nico? Nel nostro mondo, adesso io non sono esperto, diciamo così, a livello legale, però io come imprenditore, un fallimento tecnico da noi si chiama bancarotta fraudolenta, quindi diciamo che la fanno tanti, perché giustamente nessuno si interessa ad andare a fare la proposta, mettono un prestanome per fare una proposta, però non credo che sia questo fallimento tecnico, che ormai è diventata una prassi per alcuni, una cosa seria. Cioè, se fosse successo a me una cosa del genere, io dico guarda, ci sono gli estremi della bancarotta fraudolenta, perché alla fine perché devi privilegiare alcuni fornitori per salvare un titolo che vale magari, ne so, un euro, due euro, 5.000, 10.000, 100.000 euro, quello che sia, e affossare tutti gli anni. Massimiliano? Gli rispondo direttamente, perché un imprenditore che deve prendere la San Benedettese e cacciare 3 milioni di euro invece di 800, se uno vuole, io se ho la possibilità di salvare il titolo e cacciare 800.000 euro invece che 3 milioni di euro, io caccio 800.000 euro e salvo il titolo. Cioè non è una questione di serietà o di non serietà, è una questione di opportunità, che è diversa. Ci sono le norme che danno questa alternativa. A me ovviamente sì, mi dispiace, diciamo, per tutti quelli i fornitori che purtroppo non sono stati pagati. Un attimo, Nico, finiamo...
Allora, prima facciamo finire Massimiliano e poi replica Nico. Però se c'è l'opportunità di prendere il titolo sportivo e di ritrovarmi con una società pulita, con una società pulita a un terzo del costo che in questo, dei debiti, un terzo dei debiti che ci sono adesso a San Mettese, io da imprenditore mi danno questa opportunità, faccio questo, anche perché chi adesso si avvicina e prende la San Benedettese con 3 milioni di debiti, io non so adesso se sono 3 milioni, comunque sono tanti, io mi faccio delle domande su chi è questo signore, a meno che non si chiami Berlusconi, Della Valle, Agnelli, che hanno un spessore e un passato imprenditoriale importante, vengono, se no mi faccio dei debiti, ma perché ragiono con logica, non perché voglio fare il furbo o perché non voglio fare il serio. Invece l'ha preso da furbo perché è una questione di... Un attimo. Allora, la risposta di Nico, veloci perché devo andare in pubblicità. Nico. No, io direi che questo ragionamento, se lo fai in un'azienda privata, si chiama baccarotta fraudolenta e ci sono 7 anni di reclusione praticamente, no? Nel calcio è diventato una moda, no? Quindi lo fanno un po' in tanti, sviando le cose perché non ci sono alternative e sembra quasi che tutto nel calcio sia legittimo. Io non sarei d'accordo, quindi se dovessimo fare una questione di principio, allora le vendo io alla mia società e non paghiamo i miei fornitori, cosa dice? Sì, lei mi sta dicendo, a me sta la domanda che fa a me? Eh? Sì, no, fa la stessa figura di Serafino, che le devo rispondere. Qui il problema si sposta, allora, vede che, il problema è che c'è un signore che ha causato questo casino, è un signore che ha causato questo casino, la sua impresa fallirà, e adesso andrà in fallimento, per recuperare il recuperabile. Tutto qui è una questione, gli ripeto, non di affossare i fornitori, è una questione di opportunità. Finito. Discorso, non credo che ci sia tanto da poter discutere. Il momento che io dico, mi dispiace per lei, mi dispiace che poi andranno avanti ovviamente le battaglie legali, eccetera. Allora, vi devo, scusami Massimiliano, vi devo bloccare un attimo perché ho la pubblicità tassativa, quindi devo chiedere a tutti di rimanere in collegamento. A questo punto, Nico, le chiedo un altro po' di pazienza, la pubblicità, e lei rimanga in collegamento e il tempo di dare la pubblicità e torniamo. Chiedo chiaramente ai nostri telespettatori di rimanere con noi, torniamo fra pochissimo, pubblicità. Allora, eccoci tornati in studio, in collegamento Roberto Beni, Massimiliano Fanesi e Nico Saris della Powergrass, che ha realizzato il manto del Riviera delle Palme. Io vi chiedo scusa, avevo dovuto interrompere, ma avevo la pubblicità tassativa. E tra l'altro vi devo anche chiedere di essere telegrafici perché il tempo scorre, io praticamente fra un quarto d'ora devo chiudere la puntata. Allora, cerco di riassumere un po' quelle che erano le posizioni. Nico Saris diceva ovviamente che, ma penso che tutti siamo d'accordo con lui su questo punto, che un fallimento non è mai una buona cosa, più che altro per dipendenti, fornitori, eccetera, eccetera. Quindi lui parlava di una questione etica. Massimiliano sosteneva quella sportiva, ovviamente, che è diventata un po' da prassi perché diverse società si sono avvalse di questo percorso, insomma, e che con questo percorso si mira a salvaguardare il titolo sportivo e a mantenere quindi la categoria. Ho riassunto bene? Sì, credo che sia il contendere, le opinioni sono queste, però giustamente alla fine, diciamo, di solito queste cose avvengono, se uno mola l'osso, allora l'unica opzione è quella, sostanzialmente, del salvare titolo, no? Quindi sostanzialmente sì, si fa perché non c'è altro interesse, ma come si fa con qualunque altra azienda. Se praticamente un'azienda è in fallimento, arriva su l'ultimo momento, si manda in asta e arriva su uno offre un euro e si accolla dei debiti, piuttosto che niente il giudice fa posto. No? Esatto. Diciamo però giustamente questa storia di pilotare la cosa, forse fin da principio al primo segno, chiamiamolo così, di malessere, di difficoltà in un momento di Covid, secondo me è un reato, perché in caso è anche partito, ma anche secondo me probabilmente anche dall'interno della Sabbenedettese, perché poi coincide esattamente con anche con l'allontanamento di due manager della società, quindi direi che molto probabilmente ci sono delle responsabilità anche, diciamo, di persone
di carattere penale. Quindi direi che a spingere, a vedere, lo so, la giunta che spinge i creditori, che sanno benissimo che prenderanno nulla, perché in caso di fallimento praticamente si andranno a tutelare solo i calciatori, che hanno una gran la parte del leone, diciamo, dei crediti, e non basterà niente per nessun altro, magari forse con i dipendenti qualcosa succederà. A quel punto li spingi per fare che cosa? Per fare il gioco di qualcun altro, giusto? Quindi anche andare a fare ingerenze, diciamo, a un tribunale. Io ho capito il discorso, quello che fa lei, però il problema è che a questo discorso dovremmo contrapporre l'altra parte, cioè nel senso, certo, che certo, comunque sì, Serafino non ce la fa, perché per rispondere a un'offensiva simile dall'altra parte, insomma, ci dovrebbe essere del potenziale che però non c'è, non viene fuori. Il problema è questo, perché laddove Serafino insomma fosse stato tranquillo e sicuro di poter ottemperare anche magari in tempi un po' più lunghi, comunque tale offensiva, come lei la descrive, non sarebbe mai riuscita. Ma diciamo che sostanzialmente poteva, sì, sicuramente lui avrebbe dovuto muoversi con leggermente anticipo, però non stiamo parlando di passato un anno, siamo passati 3 mesi, 4 mesi, diciamo, cioè se avesse giocato in anticipo come dicevamo prima, e forse già, non so, quando c'erano i primi segni, comunque sia all'inizio della stagione, appena aveva le prime difficoltà o prime polemiche, l'avrebbe stoppato, allora probabilmente ci sarebbe riuscito, però si è trovato in una voragine che secondo mio avviso era un po' coordinata. Però la voragine secondo me nasce dal rapporto fra i due soci, perché poi al di là di quello si può sviluppare di tutto, però il problema sta lì. Sì, può essere, sì, non lo so, penso, francamente non so, io conosco l'altro socio, quindi non so cosa dire, quindi in questo caso allora, quindi direi che queste sono supposizioni che non possiamo sapere mai. Ecco, appunto, possiamo stare a discutere all'infinito, tanto oramai, insomma, la frittata è fatta. Quello che certo sono dei segnali, delle azioni che abbiamo visto da delle persone che sono un po' insolite, se sono anche che vanno al di fuori, diciamo, delle competenze ciascuno, giusto? Allora, devo andare velocemente, chiedo scusa, però ci sono altri messaggi, sarà sempre per Nico Sarris, così poi lo salutiamo e devo andare assolutamente avanti. Ma era vera quella mail che Serafino presentò alla stampa da voi mandata per complimentarsi per la cura del manto erboso? Ma l'ho detto più volte, sì sì, anche quello fino adesso, diciamo... è l'aspetto positivo di tutti, anche da parte sua. Lui di Manto è contentissimo, quindi ricordo addirittura una volta, quando siamo visti a dicembre, che c'era un sindaco che lo chiamai da parte della Calabria, che noi abbiamo fatto una proposta, diciamo, per ottenere dei contributi dallo Stato, e lui diceva: chi sono questi? Ma l'avete fatto davvero? Si conoscevano, che veramente erano proprio del paese vicino, quindi dice: sì, no, si può fidare tranquillamente, il manto bellissimo, quindi questo non lo nega nessuno, nemmeno lui, no? E Serafino è stato l'unico interlocutore per i lavori, oppure ci sono stati altri soggetti, tecnici, avvocati che hanno rassicurato? Di cosa? Dei lavori, dell'iter amministrativo, credo. Ma noi abbiamo contratto con Serafino, con l'aiuto del suo staff, per preparare le carte e per fare tutto. Poi dopo, non so, altri personaggi, diciamo così, importanti, che abbiamo inciso particolarmente su questa cosa, direi no. Poi siamo interfacciati con il comune per produrre i documenti necessari, per avere le cosiddette autorizzazioni, e dopodiché, insomma, è poi la direzione lavori che ha seguito i lavori. Okay. E se non ci fosse il fallimento tecnico, i fornitori chi li pagherebbe? Serafino? Quali fornitori? Vabbè, le diverse aziende che ancora... Cioè, è un discorso più generale che chiaramente non è che possiamo chiedere. Se rifarebbero sul prezzo... Da quello che so, alla fine... Allora, se ci fosse un fallimento tecnico, da quello che ho capito, adesso non sono pratico molto su questa materia, di quando c'è fallimento tecnico... Ma da quello che ho capito si tutelano soltanto esclusivamente, diciamo, i sportivi, cioè i giocatori, e
nello staff tecnico. Sì, gli eventuali fornitori dovrebbero essere pagati con la cessione del titolo all'asta. Il titolo sportivo va all'asta, quello che si ricava viene suddiviso fra i vari creditori chirografari e semplici. Altre domande per Sarris, Sara? Un'altra domanda? Cioè dice che fare il fallimento tecnico sarebbe poco corretto, invece Serafino si è comportato benissimo. Il comportamento poco serio è di Serafino, non di Fanesi o dei tifosi della Samba, salvaguardando giustamente le sorti della propria squadra del cuore. E il signor Sarris si chiama San Benedettese, non San Benedetto. Scusi, sto leggendo in diretta. Cosa c'entra la squadra del cuore con la correttezza o meno di Serafino, no? Capito questo? No, vabbè, torniamo al fatto che Serafino si è comportato male con la piazza, con la... vabbè, le cose che diciamo sempre, dobbiamo correre. Allora, io dico una cosa, cioè, in Italia non si è mai visto un imprenditore che investa milioni di euro e poi prende pure le colpe, no? Perché non ha ancora realizzato fino in fondo il sogno. Poi, per carità, se in una situazione normale sarebbe riuscito senza problemi, allora sarebbe un eroe. Era un eroe fino a ottobre-novembre e improvvisamente è diventato cattivo. Ha commesso l'errore più grosso che si poteva commettere a San Benedetto, cioè non pagare. Perché questa piazza è ferita da anni e da anni, quindi cioè, purtroppo... Purtroppo è un danno grosso quello che ha fatto, cioè non è di poco conto. Sì, non ha pagato neanche a se stesso, da quello che abbiamo saputo, sostanzialmente, quindi non ha... diciamo che alla fine non lo so, quindi probabilmente qualcuno non gli ha retto il gioco, però magari non era anche colpa sua, perché da quello che so fino all'ultimo si è impegnato, poi magari secondo lui ogni momento era quella buona, solo che ogni volta che usciva un articolo, una cosa o l'altra, una pressione su pressione, anziché avvicinare la soluzione lo allontanava. Quindi secondo me non è tutto colpa sua, quindi assolutamente. Ci sono altri messaggi, Sara? Sì, ma non... Non per Nico Sarris. Allora, Nico, io la saluto, la ringrazio per essere intervenuto. Mi scuso perché l'ho tenuta praticamente tutta la serata, alla fine, dal quarto d'ora pattuito. Mm-hmm. grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona serata. Buonasera. Allora, io so che Massimiliano freme, vorrebbe dire tante cose, ma tu penso che in tanti si vorrebbero dire tante cose, però cerchiamo di rimanere sui fatti e soprattutto devo andare Penso che mi avete giustamente levato l'audio, perché stavi per partire, conoscendoti. No, ero partito. Eri partito. No, però non ti abbiamo tolto niente, Massimiliano. Allora era l'audio mio, perché uno che difende ancora Serafino dicendo che non è colpa sua, questo signore, e parliamo di Serafino, quando è venuto a San Benedetto prendeva gli applausi a destra e a sinistra, perché dimostrava a parole, l'abbiamo scoperto dopo, che poteva fare calcio a San Benedetto. Quando si è scoperchiato il coperchio del pentolone, abbiamo visto che invece non pagava. È l'altra faccia della medaglia. Come ti prendevi gli applausi prima ti prendi gli insulti dopo, ma questo non solo a San Benedetto, in tutto, in tutte le piazze, tutto. Cioè qualcuno non gli ha retto il gioco, se c'era qualcuno che prima gli reggeva il gioco noi non lo sappiamo, però gli applausi se li prendeva Serafino, non quello che gli reggeva il gioco. Io suppongo che poi si parli del socio, insomma, no? Perché alla fine i fondi da lì arrivavano. Sì, però non gli ha retto il gioco, gli ha dato i soldi, se parliamo del coreano. Posso ipotizzare solo questa strada, perché altrimenti di che gioco parliamo? Esatto. Cioè, insomma, la società sono loro due, no? Quindi... Il discorso di Massimiliano è giusto. Io sono un tipo diplomato, però questa storia ci ha veramente fatto, scusa, uso un termine, ci ha sputtanato in tutta Italia, in tutta Italia. E purtroppo, ma perché già ci eravamo scottati, il modo come è avvenuto è stata una cosa, io sento gente che ancora lo difende, vabbè. Io ragiono da tifoso in questo momento, ovviamente mi levo le vesti da addetto ai lavori e parlo da tifoso perché poi la passione viene sopra ogni cosa, però sentiti che ci ha speso i milioni di che? I milioni di
di un altro, perché poi evidentemente quando, cioè lui dopo che non ha pagato ha fatto un video dove lui passava per vittima, ho ricevuto insulti, la gente, la società è una società solida per un mancato flusso dall'estero che non ha combaciato perché la supercazzola di quello, di quell'altro non si è potuto. Ma di che? Ma di che? Ancora le chiacchiere, vabbè. Da casa dicono, proporrei di coinvolgere la trasmissione Le Iene che ci vanno a nozze con una situazione paradossale come questa, con un presidente che sborsa inizialmente un bel po' di soldi, poi di punto in bianco scompare con un fallimento alle porte. Ma qual è stato lo scopo di questo comportamento? Solo Le Iene riescono a trovare il diretto interessato, intervistarlo e farci capire la verità. Ma solo Le Iene, insomma. Allora, comunque, una settimana e verrà, no, verrà fuori, tutto, fuori tutto, insomma, è la settimana cruciale. Settimana chiave questa, giovedì c'è l'udienza prefallimentare, vedremo. Esatto. Che... Se io presenterà però, le garanzie, se presenterà delle memorie difensive. Ma, allora, Marinangeli, frenati. Modo, allora, abbiamo 10 minuti di trasmissione. No, dico, l'unico modo per uscirne fuori sarà fine di arrivare a pagare i soldi e pagare tutti quanti. Siccome allora, adesso non l'ha fatto, non lo farà neanche giovedì. Ecco, punto. Allora, a prescindere dal fatto che c'è comunque questo gallo che aleggia da qui a 24 ore, vedremo come andranno le cose. Queste erano le voci di oggi, vediamo se effettivamente sempre si concretizzeranno o meno. Allora, dicevo, ho 10 minuti, quindi dobbiamo andare velocemente e vorrei passare a parlare della squadra che non è riuscita a battere il Cesena. E c'è stata, come ricordava appunto Michele Natarini, nella copertina della puntata di stasera, sono scaduti i termini per la messa in mora. Allora, due cose. Allora, la prima, con l'aiuto della regia, vorrei far vedere lo striscione della squadra nel momento in cui ringrazia i San Benedettesi. Se mi è passato un attimo l'immagine, eccolo qui, grazie San Benedettesi. E poi vorrei andare invece a sentire le parole del delegato dell'Associazione Italiana Calciatori Fiumana, che appunto a giorni dovrebbe essere di nuovo a San Benedetto, per capire un po' quello che succederà con questa scadenza della messa in mora, perché tecnicamente i giocatori da oggi si possono svincolare, giusto Benedetto? Però no, mi sembra scadono possono, i termini della possono chiedere in lo svincolo. Possono devono, chiedere lo svincolo al collegio arbitrale. Devono andare al collegio arbitrale del CONI, chiedere lo svincolo, il collegio arbitrale fissare l'udienza e poi deliberare lo svincolo. Quindi allora, sono tempi tecnici. Allora, sentiamo Fiumana, perché abbiamo poco tempo, Betto, scusami. Sì, no, tempi tecnici. Abbiamo con i ragazzi un contatto quotidiano, anche se non live in presenza, però ci sentiamo praticamente tutti i giorni. I ragazzi è sempre stato detto, ma perché poi è anche professionalmente credo che sia per loro probabilmente la cosa corretta e migliore da portare avanti. Quindi poi è chiaro che in queste situazioni però si creano delle volte anche giorno dopo giorno delle tensioni che rischiano magari di inceppare tutto l'ingranaggio. Oggi c'era un passaggio, per quanto si voglia, importante, anche se non è che ci aspettavamo grosse cose diverse rispetto a quello che è successo. Però prima di dirti succederà questo fino alla fine, è corretto che con i ragazzi ne parliamo, insomma. Rimane una situazione al limite, rimane sempre una situazione al limite. Davanti abbiamo un periodo ancora di circa un mese, poco meno. Oggi c'era la scadenza delle messe in mora, nei prossimi giorni ci rivedremo con i ragazzi per definire come procederà l'attività che tutti ci auguriamo regolarmente, insomma, assolutamente. Allora, mi sembra di capire che comunque la squadra ha l'intenzione di terminare il campionato. Poi vediamo se riusciamo a sentire anche le parole di Montero. Vado un attimo da Roberto Beni sulla squadra. Roberto, scusa, ti ho mollato lì, non mi odiare. Tra l'altro ti devi svegliare presto domani. Ascoltavo con interesse quello che dicevano sia il signore del campo che Max, e quindi purtroppo in questo momento è la tristezza che ci abbiamo dentro, perché vorremmo parlare di calcio giocato, invece ti trovi a parlare sempre di queste situazioni e insomma diventa stancante anche per un grande tifoso come è quello della San Benedettese. E quindi c'è solo di augurarti che questa cosa finisca presto. Per quanto riguarda la partita, ci può stare nel senso che è vero che bisogna prendere questa situazione
in maniera positiva, e quindi giocatori che dal punto di vista economico, insomma, dovrebbero essere anche abbastanza tranquilli, e si sono anche spogliati di diverse responsabilità. Però è anche vero che non avere una società solida poi non ti dà queste certezze e queste sicurezze che in campo poi riesci a trasmettere, quindi molte volte insomma ti capita anche di non fare risultato. Tra l'altro mi è sembrata anche una partita dove il Cesena ha fatto una grande partita, quindi questo per quanto riguarda il campo, la parte giocata. Certo. E credo che da qui fino alla fine, insomma, con la speranza che diventa tutto molto, molto relativo, diventa tutto molto, insomma, siamo sicuri che tanto nella zona play-out non dovremmo arrivare, e quindi dobbiamo solo sperare, purtroppo, che si risolva la questione società. Sperare, esatto, che queste situazioni si mettono a posto. Allora, sentiamo subito le parole di Montero. Lo più importante, come le ho detto ai ragazzi adesso, che ci possiamo guardare negli occhi. Che i tifosi oggi, è vero che siamo tristi perché abbiamo perso, però oggi non ci possono recriminare niente perché hanno lottato fino all'ultimo minuto. Le occasioni le abbiamo avute, altre volte non abbiamo avuto tante e abbiamo vinto. Oggi abbiamo avuto un paio e non le abbiamo fatte. È calcio. L'importante è premiare e valorizzare l'Umbria, come si dice? L'Umbria, come diciamo noi in spagnolo, l'Umbria vuol dire essere i uomini che si stanno facendo vedere, che si stanno dimostrando loro. E queste erano le parole di Montero. Poi, come anticipavo prima, invece, oggi Benedetto Marinangelo è andato a intervistare il sindaco. Vediamo che cosa ci ha detto Pasqualino Piunti. Sindaco Piunti, inizia una settimana importante per la San Benedettese Calcio. Giovedì l'udienza per richiesta di fallimento dopo 7 istanze presentate. La sua sensazione qual è? L'amministrazione comunale sta facendo tutto quello che è in suo possesso per cercare di salvaguardare questo bene, e quindi c'è stato anche un passaggio, naturalmente ognuno nelle sue competenze dell'amministrare. Io, diciamo, come sindaco e l'amministrazione giuridica per quanto riguarda il tribunale, e quindi diciamo, abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità di fare, con il rispetto dei ruoli e con il rispetto di tutti quanti. Partendo dalla procedura fallimentare, il fallimento tecnico come si dice, si aprirebbe anche l'asta per l'acquisizione del titolo sportivo da fissare in termini brevissimi. C'è avuto già lei come sindaco qualcuno che ha manifestato qualche volontà di intervenire oppure no? No, io personalmente non ho ricevuto nessun tipo di richiesta o di chiarimento. È chiaro, come dicevo prima, ognuno nel rispetto dei suoi ruoli si sta muovendo affinché insomma si riesca a salvare la categoria e si riesca a salvare insomma la San Benedettese Calcio da tutte queste vicende che ultimamente insomma sono accadute. Altra questione delicata, il rifacimento del manto del Bosco delle Palme. Si parla, gira voce, di un decreto ingiuntivo presentato da Povera Grassa. Lei risulta qualcosa del genere? A noi non è arrivato nulla, abbiamo fatto più volte riunione con gli uffici, l'ultima abbiamo fatta con gli uffici e con tutti i consiglieri di maggioranza, dove è emerso, ma era già chiaro a tutti, che l'amministrazione comunale ha agito nel massimo rispetto delle leggi, quindi non ha nulla da temere. Abbiamo assolutamente messo a disposizione i nostri consiglieri affinché si istituisca anche una commissione dove si possa approfondire, quindi tutto nella luce del sole, ma questo c'entra poco con quello che dicevo prima. Se qualcuno poi dopo vuole in qualche modo ostacolare quello che si sta facendo per salvare la squadra, e poi dopo insomma questo emergerà. Alla luce della sua esperienza, pensa che si possa giungere alla salvaguardia del titolo sportivo della San Benedettese Calcio?
Guardi, come dicevo prima, ognuno nel rispetto dei suoi ruoli. Io ho fatto tutto quello che può fare un sindaco, poi dopo ognuno nella sua, diciamo, veste agirà. Io credo che ci sia un ambiente che chiede, diciamo, a voce unita, questo obiettivo, e cioè la San Benedettese che salvi il titolo e che rimanga nella Lega Pro. E queste erano appunto le parole del sindaco. Allora, ricordiamo velocemente, quindi vediamo che cosa accadrà tra domani e dopodomani per quanto riguarda questa eventuale cessione di quote, vediamo come va a finire, si dice ben avviata, ma altro non si sa. E giovedì invece c'è l'udienza in tribunale che può portare al fallimento della San Benedettese e quindi ad innescare tutto quel procedimento che è il fallimento tecnico del quale abbiamo parlato più volte. E poi il capitolo stadio sarà un altro capitolo, vedremo anche questo consiglio comunale come si svilupperà. Allora, io devo chiedere scusa ai nostri telespettatori perché so che sono arrivati altri messaggi ma non riusciamo a leggerli. E non riesco neppure a rifare intervenire Roberto e Massimiliano. Vado velocemente però a chiudere con una notizia che riguarda la Fermana e dovremmo avere dei video, non so se la regia è pronta. Nasce Casa Fermana, museo e storia insieme nella Casetta Rossa. Proprio nella stagione del centenario la società ha deciso di intraprendere un nuovo progetto innovativo e di grande identità per l'intero territorio attraverso la piattaforma online The Best Equity, società che vanta la buona riuscita di numerosi progetti di crowdfunding ed offre una supervisione completa sugli investimenti, sarà data la possibilità ad aziende e privati di compartecipare alla realizzazione di questo sogno. L'obiettivo prefissato è la realizzazione della Casa Fermana, un unico edificio dove ospitare, oltre agli uffici della società già esistenti, anche lo store e un museo per ricordare le vittorie della Fermana nel corso dei 600 anni di storia. Realizzare una struttura così importante porterebbe enormi vantaggi e prestigio anche per il territorio e soprattutto per le aziende tifosi che decidono di aderirvi e di sostenerci. Per presentare l'entità del progetto la società organizza un webinar il 14 aprile alle ore 11. Presenti tutti i partners della Fermana ma anche tutti i tifosi potranno seguirlo in diretta sulla pagina Facebook ufficiale appunto del club giallo-blu. E non sono riuscita ovviamente a dare i gol sia delle marchigiane che gli altri gol del girone B, li vediamo adesso in chiusura prima della sigla. Io ringrazio Massimiliano Fanesi e Roberto Beni per essere stati con noi. Ciao, grazie a voi per l'invito. Grazie davvero e vi chiedo scusa, ciao. Lo so che vi ho tenuto molto lì ad aspettare, grazie davvero, buonanotte. Sara, veloce, il prossimo turno. Allora, 17 aprile alle 17.30 Ravenna-Perugia, il 18 aprile alle 15 Verona-Samb, Gubbio-Mantova, Legnago-Arezzo, Materi-Cafano, alle 17.30 Modena-Padova, Feralpisalò-Carpi, alle 20.30 Cesena-Imolese e Vispesaro-Fermana, il 19 invece alle 21 Triestina-Sud-Tirol. Allora, Benedetto, velocissimo sul... Ma diciamo subito le partite importanti per la vetta, cioè Triestina sul Tirol, c'è cioè il Modena, un turno favorevole secondo me potrebbe essere favorevole per il Perugia, perché giocherà con Ravenna se non vado errato, quindi a Ravenna, mentre ci sarà Modena-Padova e Triestina sul Tirol che promette le scintille. Quindi Perugia potrebbe accorciare, se dovesse vincere e le altre fermarsi un pochettino, accorciare con la vetta. Benissimo, grazie a Benedetto Marinangeli. Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie a Sara Gambini. Ringraziamo come sempre la nostra conduttrice Sabrina Vinciguerra. Grazie Sara e appunto ci lasciamo con i gol di questa giornata di campionato. Grazie per essere stati con noi, a lunedì prossimo e buonanotte.